L'altro giorno mi è arrivato un'email che diceva: ehi, questo è il nostro sito, scegli quello che vuoi, noi te lo manderemo e tu potrai farci un video. Allora io ho cominciato a scorrere per tutto il sito e c'erano i droni, i tablet, i telefoni. Però poi mi sono detto: ehi, a chi potrebbe interessare un video in cui faccio vedere un telefono? Beh, a me no. E ad un certo punto ho visto una cosa che ha colpito moltissimo la mia attenzione, ovvero una cosa fatata. Questa, una penna 3D che ti permette di fare disegni in 3D. E la cosa bella è che anche voi potete vincere la penna 3D lasciando un commento qui sotto e io estrarrò il vincitore nel prossimo video. Io non sono mai stato fortunato con i sorteggi. L'unica volta in cui sono stato sorteggiato è stato per scegliere chi doveva fare per primo l'esame di maturità. Molto bene, mi raccomando, non barate, scrivete al massimo un commento a testa, se no sarò costretto a segnalare il vostro profilo per contenuti sessualmente espliciti. Per tutte le altre informazioni molto utili, come per esempio di che colore scegliere la penna, che io ho scelto blu, ma ci sono anche di altri colori, come per esempio questa qui grigia della copertina, potete sempre cliccare nel link che vi lascio nella descrizione del video. E detto tutto questo, possiamo quindi passare alla fase più divertente, ovvero cercare di disegnare qualcosa con questa cosa, ma non so proprio che cosa ne uscirà. Andiamo nel laboratorio. Al laboratorio! Cosa c'è dentro la scatola? Colori, l'alimentatore, il libretto delle istruzioni, la penna. Io direi di iniziare leggendo le istruzioni, ma le istruzioni sono per gente povera e quindi non le leggeremo. Suppongo che questa sia la penna per disegnare. Ed è blu. Utilizzate le forbici della punta arrotondata per aprire la confezione. Molto molto bene. Questi sono i colori, abbiamo il blu, il nero e l'arancione. Una volta inserita la presa nell'alimentatore, bisogna aspettare. Non lo so perché non ho letto le istruzioni. Bisogna leggere le istruzioni come i poveri. Bla bla bla, può causare ustioni, attenzione, pericolo di morte. Bisogna aspettare che la luce arancione diventi verde. Aiuto. La luce è diventata verde e fino a qua ci siamo. Adesso bisogna inserire un colore e io sceglierò l'arancione per restare in tema Halloween. Molto bene. Lo sta risucchiando come un trita rifiuti. Credo ci sia qualcosa che non va. C'è assolutamente qualcosa che non va. È uscito totalmente carbonizzato. Molto bene. Sta di bruciato. Perché non ho letto le istruzioni? Dopo che il vostro colore ha preso fuoco e si è carbonizzato, siamo pronti per disegnare. Questa è la mia prima creazione 3D. Creazione numero 2. Questo dovrebbe essere una sorta di ragno mutante. Mi sento molto come Neil, il grande artista, dopo essere stato licenziato da Art Attack. E questo sarebbe
un fantasmino. Avevo iniziato a colorare come si colora con una penna normale, ma poi mi sono reso conto che per fare dei grandi spazi bisogna fare una sorta di rete e poi colorare piano piano il suo interno, ma ci vuole molto 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 tempo. Conclusioni definitive: a che cosa serve questa penna 3D? A fare minchiate, e quindi ci piace moltissimo, però è molto molto divertente, quindi vi consiglio di lasciare un commento e se siete fortunati riuscirete a vincere questa penna fatata. Per tutte le altre informazioni cliccate sul link che vi lascio nella descrizione del video, e grazie soprattutto al sito Banggood per avermi regalato questa penna, senza cui questo video probabilmente non sarebbe mai esistito. Quindi mi raccomando, scrivete commenti qui sotto e ci vediamo al prossimo video. Se ci balli!